Forse sì, per fare una 10 km. Il problema è che mi chiedo sempre se ha senso. Credo che sopra gli 80 kg, davvero gente che vada sotto i 5 km ce ne sia pochissima. Si sente spesso dire in giro che non sempre la continuità preme le aziende, però molto spesso sì. E con il lancio delle Boston 10 siamo sicuri di una cosa: la parola d'ordine in casa Adidas è stata discontinuità al punto tale che rispetto al modello precedente, le Boston 9, non c'è assolutamente nessun confronto. È cambiato completamente tutto. Vi metto qui le AD0 Sub 2, che dovevano in teoria farci correre sotto le 2 ore alla maratona. Per capirlo, veniamo come al solito alle specifiche. In questo caso parliamo di una scarpa di 295 grammi, 39 mm nel tallone, 31 mm nell'avampiede, drop 8. Adidas ha comunque adottato le migliori tecnologie presenti sul mercato, almeno dal suo punto di vista. Il Lightstrike, la mescola molto reattiva, il Lightstrike Pro, quella utilizzata dalle Super Shoes, ma anche e soprattutto una piastra in fibra di carbonio per dare una maggiore stabilità alla scarpa stessa, ma anche la pelle sintetica che dà un tocco davvero di classe. Tra l'altro il materiale sintetico in tirrenina, e ovviamente questo bianco non ha sicuramente l'appealing che potrebbe avere durante l'estate. Infatti lo vediamo con la pioggia di questi giorni. Per migliorare ulteriormente la recensione vi ho messo sia il video delle scarpe appena nuove, sia quello dopo 150 km. Sappiate però che i miei dati di Strava non sono esattamente corretti, me ne scuso, però non guardate quelli per capire se la scarpa è stata utilizzata oppure no. Prima di lasciare la parola al prodepodista, due commenti sul perché comprare questa scarpa. A ritmi facili questa scarpa è davvero molto stabile, può essere utilizzata a lungo, a condizione però che non abbiate paura di utilizzare una scarpa piuttosto dura. Sappiate comunque che a ritmi veloci questa scarpa, nonostante sia di 295 grammi, gira molto più velocemente del previsto, al punto tale che secondo me è la scarpa più reattiva per questa tipologia di peso. Sicuramente la consiglio a chi cerca protezione e al tempo stesso velocità. Ho apprezzato moltissimo l'armonia della scarpa stessa. A ritmi lenti domina fondamentalmente il Lightstrike, che è quello nella parte inferiore. Lightstrike che abbiamo apprezzato moltissimo nell'SL20, scarpa della quale potremmo fare la seconda recensione nel caso in cui la vorreste vedere, soprattutto se mi offrite qualche coffee qui sotto. Ho anche amato, ma davvero molto, il Lightstrike Pro, che è quello che troverete e trovate sulle Adios Pro 1 e 2. Mescola che a ritmi davvero elevati si sente parecchio e soprattutto che vi farà correre davvero velocemente ed è molto più morbida rispetto a quello che avreste modo di vedere quando correte a ritmi davvero lenti. Tra l'altro sarebbe davvero energizzante se vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni di scarpe e tecnologia, scarpe che recensiremo costantemente e sulle quali daremo la nostra opinione di podisti amatori evoluti. Ho infine adorato la stabilità della scarpa perché nonostante l'altezza del suolo ricordi 39 mm nel tallone, vi consentirà di correre in maniera molto stabile anche grazie al fatto che questa scarpa è parecchio dura e soprattutto grazie a questo tallone particolarmente efficace. Purtroppo ho messo in sovraimpressione le mie corse, non quelle di Andrea, perché il giorno in cui abbiamo registrato il video, lui si stava preparando per una gara. Lascio comunque la parola al prodepodista che ci racconta pregi e difetti di questa scarpa. Io, come al solito, vado a bermi un coffee. Voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao! Andrea, buongiorno. Una delle scarpe più strane che abbiamo recensito, tra l'altro l'abbiamo fatto l'unboxing proprio quando ti ho regalato i famosissimi occhiali. Te le lancio, queste Boston 10, cosa ne pensi? Devi guardare a me quando le lanci, non guardarti in giro, sennò le tiri male. Ma guarda, ti dirò, stranissime per casa Adidas, però dopo che erano già uscite le Pro, queste qua sono una normale evoluzione. Poi vabbè, vedendo ormai le scarpe di tutte le altre marche, diciamo che davvero è stata una mossa obbligata e secondo me intelligente di Adidas. Ti dirò che forse al contrario degli altri ha fatto davvero una mossa intelligente, nel senso che ha creato la scarpa veloce e comunque pesante, che quindi non posso usare per la gara, o meglio, non mi sognerei mai di usarla. Se per farti un esempio, una Rincon avrei potuto farci una gara, magari non con prestazioni eccelse, ma comunque buone. Con questa qua secondo me non hai le stesse possibilità, però sicuramente è una super scarpa da allenamento, quindi è una scarpa protettiva,
è una scarpa alta, quindi che ci salvaguarda un po' anche la zona del polpaccio, ed è comunque veloce, quindi è una scarpa da super per gli allenamenti. Secondo te, Andrea, chi sono adatte, tenendo conto che comunque pesano tra virgolette 300 grammi, quindi sono abbastanza protettive? Ma guarda, fondamentalmente le possiamo usare anche noi per girare, secondo me sui medi ci giri abbastanza facile il medio anche a 3,20, sicuramente per un amatore che gira sui 3,40 massimo 3,30 le può usare anche per fare le ripetute, diciamo che per un atleta magari che invece deve girare 3,10 o un pochino più forte diventano un po' impegnative, ma solamente per via del peso. Secondo te, Andrea, per quali distanze le utilizzeresti e le consiglieresti soprattutto? Allora, per gli atleti pesantini non velocissimi le utilizzerei sono perfette per farci la mezza maratona, fino alla mezza maratona, diciamo. Sulla maratona secondo me sono comunque un po' azzardate. E, dicevo, per gli atleti medio pesanti vanno dalla 10 alla mezza maratona, per gli atleti invece leggeri secondo me, ma non velocissimi, vanno benissimo anche per fare una bella mezza maratona, diciamo. Mi viene in mente, per fare 1:20 secondo me diventa un'ottima scarpa, per un atleta medio leggero che vuole usare una scarpa protettiva per fare la maratona ma forte, le può utilizzare. Parliamo sempre di discriminante dei 75 kg di peso. In questo caso, secondo te, si possono utilizzare anche sopra i 75 kg? Forse sì, per fare una 10 km. Il problema è che mi chiedo sempre se ha senso. Credo che sopra gli 80 kg, davvero, gente che vada sotto i 5 km ce ne sia pochissima. Sopra gli 80 kg, se ha senso prendere una scarpa del genere per fare una 10 km? Questa è la vera domanda. Cioè, volendo, la possono usare per fare una 10 km, ma per correre a 5,30, 6, per dire, forse devi prendere una Clifton. Invece, a livello di grip e di battistrada, cosa ne pensi di questa scarpa che comunque ha sempre la famosa suola Continental? Battistrada, secondo me, non è eccezionale come le altre. Sicuramente, ha sicuramente un buon grip, ma ha un'intagliatura diversa e non così grippante, diciamo, come le altre. Forse solo le linee qua trasversali che gli fanno perdere un po'. Sicuramente è una scarpa con una super aderenza, non sto dicendo quello, sto dicendo rispetto alle altre Adidas. Il problema grosso secondo me non è il battistrada, è questa intersuola qua sotto, che non so di cosa si è fatta, perché l'airstrike sta sopra e quello sotto dovrebbe essere forse il primo l'airstrike, non quello pro, però è molto pesante. Mi ricordo che forse la prima Adidas che avevo provato, la SL20, forse era molto più morbido e più leggero l'Airstrike. E l'Airstrike Pro forse dovrebbe essere quello giusto e origine. Quello sotto non pro, secondo me, è quello un pochino di seconda scelta, diciamo, un pochino più duro e meno leggero. E invece a livello di piastra, sappiamo che c'è una piccola piastra in fibra di carbonio, cosa ne dici? Più che una piastra, loro in Adidas hanno fatto una specie di three stripes come il loro simbolo sull'avampiede. E a livello di stabilità cosa ne pensi? Sicuramente una scarpa per persone neutre, sicuramente una scarpa per ritmi veloci, anche se protettiva e anche se pesante. Diciamo, per un pronatore comunque la vedo abbastanza male come scarpa, quindi la scarpa di per sé è stabile, ma per runner neutri, diciamo, quindi un pronatore gliela sconsiglierei comunque. A livello di velocità dici che comunque ti consentirebbero di correre davvero forte, almeno su ritmi brevi? Dipende sempre un po' dai ritmi, perché è una scarpa che tranquillamente la posso spingere fino ai 3,30, massimo 3,20, quindi se faccio delle ripetute sui 400 o 3,20 secondo me vanno. Diciamo che non è una scarpa dinamica come ci si aspettava, direi più una scarpa per i medi, una scarpa nata e finita per i medi o per delle variazioni di ritmo. Non è una scarpa che mi fa impazzire per le ripetute veloci e corte, perché non sono così tanto dinamiche. Secondo te, a livello di durata, quanto possono durare queste scarpe? Le abbiamo provate per più di 150 km, cosa ne pensi? Ma guarda, mi sembra una scarpa che possa durare sicuramente di più di altre a due. Quando si scaricano poi potrebbero finire, quindi dopo verso i 500 potrebbero essere utilizzate come scarpe da lenti. A livello di confronto con le Boston 9, cosa dici? Suggerisci di comprare una? Guarda, ti dico, con le Boston 9 hanno praticamente lo stesso nome,
ma su scarpe che sono cambiate radicalmente. Se prima dicevo compratevi la scarpa precedente a un prezzo migliore, e in questo caso sono proprio due scarpe differenti. Io andrei sempre con la Boston 10, che mi piace un po' di più. Diciamo che io la Boston non l'ho mai amata così tanto come scarpa, questa qua ha una concezione più del presente. Diciamo che le Boston 9 erano rimaste un po' al passato, queste qua sono le scarpe di adesso, quelle che preservano un po' di più polpacci e tendini, quindi andrei sempre sulla Boston 10. E invece secondo te a che scarpe assomigliano? Ovviamente sono una nuova concezione, cosa ne dici? La scarpa che gli assomiglia molto, diciamo come tra virgolette durezza e reattività, alla Rocket X di Oka, anche se la Rocket X di Oka gli dà 60-70 grammi di differenza in meno. Altre scarpe mi viene un po' difficile, perché comunque una scarpa ad allenamento pesante col carbonio praticamente non ce ne sono sul mercato. A livello di tomaia, secondo te una tomaia traspirante può essere usata sia in estate sia in inverno, oppure in che condizioni la suggeriresti? Tomaia sembra abbastanza traspirante, l'abbiamo usata in estate, non ha portato grossi problemi. È strano, mi fa ridere che usano sempre questa finta pelle. L'avevano utilizzata sulle Adios 2, mi sembra, forse anche delle 3, dopo andando avanti forse l'avevano un po' persa, adesso l'ho rivista nella Boston. Sinceramente non la capisco, perché anche quella porta un po' di pesantezza, non credo che renda così tanto più solida la tomaia. Invece ultima domanda, Andrea, quando testeremo, me l'hanno chiesto in diverse persone, sia le Adios 6, che sono comunque cambiate rispetto alle 5 e alle 4 che abbiamo recensito qua sul canale, e le Takumi Sen, che invece si preannunciano essere una delle scarpe più veloci in casa Adidas. Guarda, non lo so quando le proviamo, sicuramente sono da provare, perché hanno cambiato molto anche le Takumi Sen, sono passate da scarpe bassissime che si potevano usare in pista a delle scarpe che sono diventate inutilizzabili in pista, quindi ahimè anche su quello il mondo delle scarpe da pista si sta riducendo solamente alle chiodate, le scarpe ormai da strada non sono quasi più utilizzabili. Ripeto, le Takumi erano tra le poche che si potevano usare, adesso ho tolto anche quelle, quindi... Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Stay strong, keep running, sicuramente lo farai. Ciao Max, ciao a tutti.